c'era tutte dei ricordi, gli sciacalli, gli ausi, tra le carte di cucini. Un omaggio ad alcuni tra i più importanti cantautori della musica italiana in un'atmosfera curata con eleganza in ogni dettaglio, con un tocco di vintage. Sul palco del Teatro Petrarca il trio Le Signorine, composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Nistri, che hanno presentato Un caffè con i cantautori. 24.000 baci, così frenati con l'amore, in questo giorno di Si tratta di uno degli appuntamenti per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, che rientra nel programma delle iniziative organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Noi abbiamo un bel pezzo dello spettacolo attraverso cui si raccontano un po' i cambiamenti che hanno attraversato un po' anche lo stile e il modo di stare nella società della donna. Quindi noi, scherzando, parliamo anche della moda, però poi la moda di fatto è espressione un po' di quello che la donna vive, no? Quindi partiamo dagli anni 50, per cui la donna era un po' l'angelo del focolare, per spostarsi agli anni 60 dove arrivano le minigonne, quindi la donna che comincia ad alzare la testa, per poi arrivare agli anni 80 e agli anni 2000 con tutte le varie lotte anche di emancipazione e di autonomia che poi hanno avuto le donne, ecco. In questo concerto abbiamo fatto questa scelta, abbiamo scelto di reinterpretare tutti i pezzi intramontabili dei cantautori soltanto uomini, e questo possiamo dire che noi siamo tre donne e quindi sì, in realtà è stata una noi pensiamo un'idea vincente questa, perché abbiamo dato una nuova veste a dei brani, diciamo, a cui il pubblico e chi ascolta è abituato a sentire una voce di un uomo, un'interpretazione di un uomo, e invece le abbiamo dato una nuova veste e una nuova freschezza cantandola noi, che siamo tre donne. Tutta al femminile.